Equistasi è un innovativo dispositivo medico capace di migliorare l'equilibrio di chi soffre di Parkinson e di ridurre le cadute in modo considerevole. Lo dimostra uno studio che è stato di recente reso pubblico a livello internazionale da PLOS ONE, una delle più prestigiose riviste e autorevole voce nella letteratura medico-scientifica. Lo studio ha dimostrato ovviamente un miglioramento per quanto concernono i risultati della stabilometria, ovviamente dinamica ad occhi chiusi, quindi documentando quindi un'azione sul sistema propriocettivo, un potenziamento e anche una significativa riduzione del numero di cadute nei pazienti affetti appunto da questo problema. Il risultato più impressionante sono i risultati della pedana stabilometrica, nel senso che ovviamente la pedana, essendo una valutazione di tipo strumentale, quindi poco ovviamente manipolabile, ecco, ha evidenziato quindi questo significativo aumento ad occhi chiusi davanti al functional reaching test, che è quel test in cui si chiede al paziente di oscillare in avanti e indietro sulla pedana senza cadere. Quindi dopo il trattamento dunque abbiamo osservato un importante aumento di questo limite di equilibrio, che è una cosa molto importante, perché in tal modo possiamo dare al paziente il tempo per attivare quelle che sono ovviamente le catene cinetiche anteriori o posteriori a seconda della spinta che il paziente riceve, che permettono ovviamente di mantenere il baricentro entro la base di appoggio, ed è questo stato il significato, cioè noi abbiamo insegnato in questo tempo che abbiamo recuperato ovviamente al paziente come attivare le reazioni ovviamente posturali di protezione, perché a tutt'oggi in letteratura non c'è terapia medica neurochirurgica e tantomeno riabilitativa che abbia fino adesso ovviamente evidenziato dei dati così interessanti. Ripeto, è uno studio pilota che va sicuramente ovviamente confermato su larga scala da un multicentrico, però i dati preliminari su una quarantina di pazienti sono interessanti. Come funziona Equistasi? Equistasi dunque è un device che emette, dunque, basato su fibre nanotecnologiche, emette a contatto con la temperatura cutanea ed corporea, dunque trasforma l'energia termica in energia dunque meccanica di tipo focale con una frequenza di 9000 Hz e praticamente va a stimolare a livello dei fusi neuromuscolari ovviamente l'eccitabilità del muscolo. E quindi praticamente il nostro razionale è stato quello, dunque, partendo dal presupposto che per i pazienti con Parkinson hanno delle problematiche a livello del sistema propriocettivo, nel senso che il segnale che dalla periferia dunque non arriva più a livello del sistema nervoso centrale in maniera adeguata, era quello appunto di dare un'amplificazione di segnale ovviamente dalla periferia verso il centro, favorendo quindi una migliore integrazione di tutte le informazioni ovviamente di flussi propriocettivi.